Una cosa molto molto importante, dopo aver visto questo oroscopo, guarda anche quello del tuo segno ascendente e per il segno in cui hai la luna. Questo è molto importante per una previsione molto più accurata. Mi raccomando, va bene? Cari amici del Leone, benvenuti. Andiamo a vedere l'oroscopo settimanale per il tuo segno zodiacale, quello del Leone, appunto. Lo vedremo grazie ai miei tarocchi, ma anche grazie all'astrologia, naturalmente. In effetti, astrologicamente parlando, qui vivrai un trigono bellissimo di Marte. Marte sta camminando nel segno focoso a te, amico, fra le altre cose, dell'Ariete. Cosa significa? Poi vabbè, c'è Mercurio in Cancro, ma va bene. Cosa significa questo? Qui potresti rivedere e risentire persone di vecchio, sì, di vecchio, del tuo passato, ma anche. Qui ti vedo assolutamente più energico, quindi se eri un pochino fermo, un pochino pigro, perché il leone tende un po' alla pigrizia, sinceramente. E con questo bellissimo trigono di Marte in Ariete potresti iniziare ad avere contatti, magari molto interessanti, capisci a me, con il sesso maschile se sei donna, ma anche questa forza, questa grinta, questa volontà, questa iniziativa, ma anche l'intraprendere potresti anche il qualcosa di nuovo e di molto interessante, va bene? Andiamo a vedere adesso un pochino le carte, i tarocchi che cosa ti promettono. Vediamo per il segno del Leone. 13-19 luglio 2020. Ah, subito a bomba tutti e tre. E infatti, vedi? Ma guarda, io qui ti vedo un pochino indeciso, sicuramente. Un pochino indeciso. Siccome qui vedo delle carte che mi parlano anche di nuove opportunità, io non escludo. Guarda, non escludo che tu ti debba ritrovare a decidere, a scegliere fra due cose. Magari un'opportunità già ce l'avevi, un'altra ti arriva che ti lascia un attimino così. Questo Marte in Ariete sarà generoso, secondo me, verso il tuo segno zodiacale, ok? Qui ci potrebbe essere anche un nuovo lavoro, magari il secondo lavoro se uno già ce l'hai, capito? Qui ti potrebbe arrivare anche qualcosa di nuovo. Oltre a questo, qui quello che le carte mi fanno vedere anche il prendere appuntamento con qualcuno per qualcosa, ma ancora io qui ci vedo delle uscite. Quindi sicuramente durante questa settimana farai qualcosa, ti vedo uscire, diciamo così, ma ti vedo anche un giovane uomo vicino, un appuntamento con un giovane uomo, va bene? Andiamo a vedere, andiamo per gradi, vediamo i tarocchi che dicono. Quindi per il Leone, 13-19 luglio 2020, guarda, già mi confermano quello che vi ho detto con l'astrologia, vediamo un po'. Sì. Allora, qui sicuramente c'è il rivedere o il risentire una persona del nostro passato, ma anche quello che io ci vedo, qua ci vedo arrivare dei denari, dei denari che potrebbero essere già stati accumulati nel tempo, quindi magari potreste riscuotere la pensione o potreste magari riscuotere quei buoni postali che avevate messo alla posta, capito? Soldini già accantonati nel tempo, quindi non che ti arrivano dal cielo, anche se non lo escludo, vista questa bellissima ruota qua, questa opportunità che potreste avere messa insieme naturalmente alle altre carte, guardando con l'occhio alle altre carte, è ovvio. Ok, guarda, qui vi vedo anche mettervi a studiare, a leggere, a intraprendere un qualcosa di nuovo, quindi potreste interessarvi ad una qualche materia per
per esempio, ok? Ma anche per chi di voi, per chi lavora, magari non sarà per tutti, per carità, ma io lo vedo, quindi per alcuni di voi senz'altro accadrà. Qui ci vedo, come vi ho detto, anche una nuova occupazione, un nuovo lavoro, ma anche in special modo una nuova conoscenza sul vostro lavoro. Capito? Qui vi potreste vedere arrivare in ufficio o dove lavorate un nuovo collega che potrebbe pure piacervi, fra le altre cose. Quindi io ci vedo anche questo. Comunicazioni e bla bla bla. Andiamo a vedere in amore, vediamo un po' l'oracolo dell'amore, che cosa promette al segno del leone. Vediamo, qui sono tutte a faccia all'ingiù, vediamo un po', ecco, ok. Allora andiamo a vedere per il segno zodiacale leone. Vediamo in amore, segno zodiacale Leone dal 13 al 19 luglio. Vediamo un po' che succede per il Leone. Passione, che vi ho detto? Eccola là. Qui come minimo ci potrebbe essere veramente una persona che vi piacerà assai. Vediamo un po', passione, segno del Leone. Permetti a cuore e anima di cantare di gioia. Luna di miele, segno del leone. Ora non è che vi sposate, per l'amor di Dio, però insomma, esprimi il tuo amore, cioè, devo andare avanti. Ecco, quindi qui c'è sicuramente una passione, una simpatia, una conoscenza che ci farà, guarda, potrebbe essere la persona giusta. Quindi qui c'è sicuramente un incontro, questo è poco ma sicuro. Quindi un incontro, una nuova conoscenza che ci farà battere forte il cuore. Però oltre alla nuova conoscenza, siccome vedo anche il passato, qui ci potrebbe essere anche magari una persona che già conoscevamo, che adesso però si esprime, si fa avanti. Ok? O voi o l'altra persona, insomma, c'è un fare un passo in avanti da uno dei due lati, da una delle due persone, ovviamente. Va bene? Vediamo un po' anche l'altro oracolo che cosa ci dice per il leone. Quindi io direi una settimana molto interessante, per voi leoncini, capito? Vediamo, poi quel Marte in Ariete, figurati, Marte trigono al Sole, tanta roba, È proprio il fuego, la passione, ma anche il desiderio, il fare, capito? Vediamo, qui c'è il sentirsi soli, loneliness non è proprio la solitudine, ma è come, sai quando uno si sente un po' malinconico, ecco, in quel senso lì. Effettivamente qui vedo la nostalgia, si guarda un po' indietro verso il passato, però vedete, c'è la indipendenza e l'intenzione proprio dell'indipendenza. Quindi insomma, io vi vedo stare bene anche da soli, sinceramente, però qui c'è un movimento di un qualche tipo, Allora, andiamo a vedere adesso l'astrologia. Vediamo un po' l'astrologia con i segni zodiacali, che cosa ci dice, così magari mettiamo qualche puntino. Ah, subito così, qualche puntino sulle i, va bene? Allora, quali segni zodiacali ci saranno coinvolti per il segno del leone? Guarda, intanto quarta, settima. Sì, qui c'è qualcosa, Il sole, ok? Quali segni zodiacali per il segno del leone? Il leone stesso, quindi magari un altro leone, un ascendente leone, un Marte in leone, che ne so io. Qui ci sono talmente tante, no, questo è tutto il mazzo, ovviamente non vale. E ci sono talmente tanti pianeti in un tema natale, capito? Quindi se non vi ci riconoscete non importa, insomma, magari avete Venere o Marte, come vi dicevo, in un qualche segno di questi e non lo sapete, è ovvio. Comunque, vediamo un po' quali segni zodiacali insieme a quello del leone. Oh, mi continua a uscire il leone, pazzesco. C'è il leone molto molto forte. Ok. Allora, il leone, l'ariete, il sagittario, la bilancia, il cancro. E ho tirato fuori il cancro proprio ora. Quali altri segni zodiacali ci saranno coinvolti? Il
il cancro ve l'ho già detto e i pesci e ci mettiamo anche il capricorno, va bene? Mi raccomando, se ti ritrovi con questi segni zodiacali, dimmelo nei commenti, io li leggo tutti o quasi, va bene? Quindi dimmi se la situazione è questa, mi raccomando, iscriviti al canale cliccando il bottoncino rosso iscriviti e clicca anche la campanellina per ricevere poi le notifiche dei miei nuovi video. Se il video ti è piaciuto, lasciamelo un mi piace naturalmente e ti leggo, ti aspetto giù nei commenti, va bene? Io ti ringrazio, caro Leoncino, e ti aspetto sempre qua con Penelope al prossimo video. Ciao, a presto!